Ciao ragazzi, da Elena dell'Informa Giovani, vi presento le notizie per il mese di febbraio. Effetto Larsen, la Milano che non hai mai sentito, in sei dirette web radio dall'Informa Giovani. Mobilitami, l'Europa dei giovani, è il tema della terza puntata di mercoledì 12 febbraio dalle ore 17:30 alle ore 18:30. La trasmissione si può ascoltare sul sito di Share Radio o con l'applicazione TuneIn da smartphone e tablet. Il live tweeting che affiancherà la trasmissione sarà accompagnato dall'hashtag Effetto Larsen. Milano per lo spettacolo, teatro, stagione 2013-2014. 58 spettacoli ad invito per chi non sempre va a teatro, a cura dell'Ufficio Teatro e Danza. Da lunedì 17 febbraio, dalle ore 15, sono in distribuzione all'Informa Giovani gli inviti per quattro spettacoli: Eros e Thanatos, Teatro Ringhiera, Relais Studio, Fabbrica del Vapore, Pornografia, Piccolo Teatro Grassi, Best of Musical, Barclays Teatro Nazionale. È possibile ritirare due inviti a testa per ciascuno spettacolo a scelta fra quelli proposti, per un massimo di due tra le rappresentazioni offerte nelle diverse date di distribuzione. Mobilitami, percorso di informazione e supporto per promuovere la mobilità giovanile milanese in ambito europeo a cura di Consorzio SIS e Associazione Joint. Dal 25 febbraio all'Informa Giovani e presso il Cirié Lab di via Cirié 9 partirà la seconda fase del progetto con momenti di sportello dedicati all'accompagnamento e supporto alla progettazione nei mesi di febbraio e aprile 2014. L'arte di strada a Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizioni online dal sito milanostradaperta.it o direttamente allo sportello aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16. Le richieste di iscrizione e prenotazione allo sportello verranno accettate sino alle ore 15:30. Per informazioni vedi il sito. Altre segnalazioni. Erasmus+ è il nuovo programma varato dall'Unione Europea in materia di istruzione, formazione, mobilità giovanile e sport per il settennato 2014-2020. Erasmus+ sostituisce diversi programmi già esistenti in vari settori dell'istruzione, formazione, mobilità. Il finanziamento è stato aumentato al 40% per lo sviluppo della conoscenza e delle capacità dei singoli, rimarcando in questo l'importanza dell'istruzione e della formazione nell'Unione Europea e all'interno delle agende politiche dei diversi Paesi membri. L'obiettivo è di potenziare la crescita personale e le prospettive di occupazione. Vuoi fare il postino? Aperte nuove selezioni in Poste Italiane per postini, portalettere o addetti smistamento postale, con contratto di lavoro a tempo determinato di pochi mesi, part-time verticale. Le selezioni saranno aperte ai giovani fino ai 35 anni che non hanno mai lavorato prima nell'azienda. Per candidarsi, inviare il proprio curriculum al sito di Poste Italiane. Scambiinternazionali.it. Vi segnaliamo la pubblicazione di un nuovo sito, scambiinternazionali.it, un sito a cura dell'associazione Joint con informazioni su opportunità di stage, lavoro, scambi internazionali, servizio volontario europeo, volontariato e concorsi in Italia e in tutto il mondo. Bando Volontariato 2014, bando finalizzato al sostegno dei progetti delle organizzazioni di volontariato sul territorio lombardo, scadenza 11 aprile 2014. L'incontro di presentazione verrà effettuato martedì 5 febbraio dalle ore 18 alle ore 21 presso la Casa delle Associazioni di Zona 2. Premio scientifico I Guidoniani. L'AIMAS, Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale, bandisce il premio scientifico I Guidoniani. Il premio mette in palio 2.000 euro per il miglior lavoro originale nel campo della medicina, della psicologia e dell'ingegneria in forma di articolo scientifico, che abbia come oggetto l'uomo e il volo atmosferico spaziale. Al concorso possono partecipare laureati in medicina, biologia, psicologia, ingegneria, fisica e chimica, che non abbiano superato i 35 anni. Scadenza 31 marzo 2014. Da Elena dell'Informa Giovani è tutto, ci rivediamo per notizie del mese di marzo. Ciao!